Il mercato delle cripto si alza male questa mattina, anzi questa sera, ragazzi, inizia una fase di flash crash leggerissimo causato un po' da alcune news, da alcuni dati che sono usciti, diciamo, ieri relativi al tasso di disoccupazione, richiesta di sussidi di disoccupazione. Li vediamo in questo video, ma poi soprattutto la fase, il momentum dei mercati coincidente con la fase della chiusura del ciclo mensile, ragazzi, è il fatto di cui abbiamo parlato nei mesi scorsi, che la prima decade di agosto poteva dare spazio a un massimo relativo. Sembrerebbe proprio così. Il mercato ha scelto questa strada tra le varie ipotesi, quindi andando a disegnare un massimo relativo importante proprio il 15 di agosto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' il recap di quello che sta succedendo proprio in queste ultime ore con questo flash crash. Andiamo a vedere una serie di criptovalute, anche alternative, non solo Ethereum, Bitcoin. Vediamo anche se Nasdaq in effetti ha iniziato un po' a scricchiolare, perché poi, ragazzi, è bastato un meno 1 di Nasdaq 100 per buttare un meno 10 sulle criptovalute debolissime in una situazione di questo tipo. Quindi quando Nasdaq storna, quando i mercati virano in maniera negativa le cripto, enfatizzano moltissimo la fase di debolezza, così come per fortuna enfatizzano anche quella dei rialzi, anche se Bitcoin non tanto in questi ultimi periodi, però alcune cripto hanno performato molto bene. Andiamo a rivedere quindi tutti quelli che sono questi grafici, ragazzi, ma prima di andare, intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e poi vi chiedo di lasciarmi i pollicioni, ragazzi, perché sono Imperium allo stesso registro, perché sono momenti molto importanti, quindi fatemi sentire il vostro consenso con il pollicione, mi date una mano con YouTube. Volevo però subito passare all'analisi di quelli che sono alcuni dati macro che sono usciti ieri, perché secondo me può essere molto rilevante analizzare appunto proprio quei dati per comprendere un po' il motivo di questo veloce flash crash. Ok, allora vi faccio subito vedere quelli che è stato il calendario economico di questa settimana, ragazzi, poi volevo riprendere anche questo tipo di news che era uscito proprio un'oretta fa circa. Il mercato ha liquidato 500 milioni in 24 ore di posizioni lunghe, quindi di rialzisti in questo caso, proprio in pochissimo tempo. Nell'articolo si parla in sostanza, ragazzi, della questione legata ai grafici che erano positivi sui future, cioè le posizioni lunghe erano abbastanza positive e poi invece sono state liquidate, come si vede qui, quindi la long liquidation su OKX che è altissimo, quindi molto molto alto in pochissimo tempo, quindi è stato proprio una flash crash che ha toccato una serie di livelli di supporto che poi hanno liquidato le posizioni. In realtà è tutto giusto, ragazzi, perché le macchinette, così come le chiamo, quindi i trading system e i bot che ragionano sui mercati, soprattutto delle cripto, in un momento del genere erano posizionati in stop di tutte le posizioni long su alcuni precisi livelli, cioè quelli che reggevano questo trend di breve periodo che abbiamo visto. Per esempio, vi faccio vedere quello di Bitcoin, ma anche quello di Ethereum era così. Allora, il trend che abbiamo visto, ragazzi, era di questo tipo qui, quindi nel momento in cui un livello di supporto come questa zona viene meno e quindi il trend che ha sostenuto questo rialzo di breve periodo del mercato cripto viene meno, come questa zona qui scattano una serie di stop dei bot, delle macchinette, così come le chiamano, che fanno liquidare tutte le posizioni long, quindi tutte le posizioni long vengono liquidate, si assiste a un flash crash, un po' il contrario del flash pump che poteva avvenire se Bitcoin fosse riuscito a superare il livello di resistenza 24.825. Non essendoci riuscito è avvenuto un flash crash. Perché, ragazzi? Perché in sostanza questo momento delle cripto è molto emotivo, riflessivo e poco basato sui fondamentali, perché c'è molta paura che la Federal Reserve agisca in maniera molto negativa
sui prossimi rialzi dei tassi, perché sono usciti dei dati molto interessanti macro che lasciano un po' di nuovo mano libera al Fed. Quindi il mercato gira come una trottola, ragazzi, perché non sa che pesci prendere. Questa cosa qui vale un po' in generale, mentre nei mercati regolamentati la Fed mette la sua mano, calmierà i mercati, quindi in un modo o nell'altro non si assistono a questi flash pump, flash crash. Nei mercati invece delle criptovalute, purtroppo questa cosa non c'è e avvengono appunto questi flash crash. Bisognerebbe infatti sui mercati delle cripto, ragazzi, agire con un leggero anticipo, accogliendo, quindi facendo parte integrante della propria strategia, anche una leggera possibilità di errore, però agire dopo nei mercati delle cripto è quasi sempre non buono, perché i mercati cripto fanno sempre un po' questi flash pump, flash dump. È vero che comunque parliamo di un meno 8 che è pesante, però soprattutto perché si sta avvicinando a dei livelli che adesso magari andiamo a accennare, poi nel video di lunedì ne parliamo meglio, però ragazzi è da assolutamente da tenere in considerazione, anche perché vi faccio vedere che la stessa cosa sta per avvenire anche su Ethereum. Infatti ragazzi, Ethereum sta bucando quelle che sono le due medie mobili, perdendo quello che è il suo livello di supporto. C'ha ancora una livello di supporto più importante di Bitcoin, che è a 1560-1600, ma dovesse per caso andare a breccare questo livello, è probabile assistere a un flash crash definitivo che lo porti intorno a 1350. Quindi questi sono dei livelli di supporto anche per Ethereum che insomma sono molto rilevanti, ragazzi. Quindi qui è un po' la terra di nessuno. Inversione del trend di breve periodo, sì, ma ancora non è detta l'ultima speranza. Ethereum più forte di Bitcoin, abbiamo visto anche nel tasso di cambio, il tasso di cambio Ethereum BTC, che ha comunque ancora un trend teoricamente positivo, se non che anche questo va assolutamente guardato, ragazzi, perché questa formazione, già ve lo dico, poi però va confermata da un breakout, adesso ve lo dico, questo livello di formazione qui è una inversione di trend di breve periodo se brecca questo livello. Quindi questo è un classico, una classica figura di inversione, tra l'altro dipinta proprio dalla candela di oggi anche sulla grafico Ethereum BTC, però al momento non è confermata perché deve scendere sotto quel livello, questo livello qui 0.077. Deve confermarlo in close daily. Insomma, ancora un po' di tempo ci vuole, però le cose un po' stanno virando secondo quello che di cui abbiamo parlato anche nell'ultimo video. A tal proposito, ragazzi, vi ricordo di andare a vedere il video pubblicato lunedì, cioè il video sul Big Short scenario, che è un video molto importante perché ce lo porteremo nelle prossime settimane dietro per la valutazione proprio di quello che è l'attuale fase. Un big short scenario in questo momento è quello di cui i mercati hanno paura. Non l'ho visto solo io, ovviamente ci saranno anche istituzionali e grandi trader, grandi fondi che hanno visto la possibilità di questo scenario. Perciò, ragazzi, enfatizzeranno tutti quelli che sono i movimenti ribassisti fin quando non si sentono belli sicuri e tranquilli. Questo significa che probabilmente se il mercato dovesse perdere dei livelli di supporto, assisteremo proprio a un po' di panico. Panico perché il fatto che i mercati abbiano fatto, un gioco di parole, scusatevi un po', questo per esempio che si vede molto più chiaramente sulla total market cap della DeFi, questo pullback scarsissimo del livello di supporto dei 63 billion per la total market cap della DeFi, senza breccarlo, come abbiamo visto anche Bitcoin non ha breccato il livello di 64,8 e 24,8,25, e in più anche Ethereum stesso, ragazzi, non è in ogni caso riuscito a stare molto tempo sopra il suo livello di resistenza, che era a 1700-1800, cioè riuscito, l'ha breccato. Questo è un break, però vedete, è diventato un fake break perché sta rientrando dentro. Ora, questa cosa qui magari è dovuta anche alla volatilità intrinseca di Ethereum, che in questo momento è spinto dalla questione merge con il fork non fork, quindi c'era un po' di manipolazione del prezzo di Ethereum. Questo breakout è avvenuto solo su Ethereum, non è avvenuto sulla total market cap della DeFi, non è avvenuto su Bitcoin,
Quindi un pochino il fatto che fosse una gara solitaria, una corsa solitaria, c'era. Ora, un pullback di questo tipo, come vi dicevo, lascia ampio spazio agli orsi, ai ribassisti, di fare un disastro in pratica qualora si venisse meno questo tipo di livello di supporto. Attenzione, quindi in questo momento riducete molto la volatilità. Dovremmo vedere poi cosa succede nelle prossime settimane, come spiego nel video Big Short Scenario, ragazzi. Andremo a valutare queste cose con calma, però l'importante è che non state in posizioni long iper rialziste con leve esagerate, perché vi pulite il conto, e soprattutto non andate a investire su cose estremamente rischiose in questa fase, perché non ne vale la pena. Quindi magari è meglio un po' proteggersi. Sì, è vero, possono arrivare grandi risultati qualora il trend dovesse invertire, poi magari proprio da quelle cripto deboli, però trovate una strategia che vi faccia rientrare magari, o comunque speculate con qualcosa che potete perdervi. Io se posso dare un consiglio da buon padre di famiglia, non di investimento, è quello di rilassarvi e ridurre la volatilità. Riducete la volatilità, lo dico ormai da inizio anno, del vostro portafoglio. Vi faccio vedere quello che sono i dati che sono usciti dalla Fed, che erano interessanti da andare a valutare, che secondo me hanno un po' dato il là a questa fase. Era vera che era nell'aria, ragazzi, questa fase, perché siamo nella fase di chiusura del ciclo mensile. Sto ripetendo le parole oggi, si vede che sono in ferie, e però questo è il dato che secondo me è molto rilevante: richiesta dei sussidi di disoccupazione al di sotto delle attese, ragazzi. L'indice dei prezzi alla produzione è superiore alle attese di gran lunga. Cosa che ancora indica che l'inflazione potrebbe essere molto impattante e quindi ancora non del tutto rientrata l'emergenza, e questo e poi c'era stato insomma anche mercoledì le scorte di greggio, di petrolio greggio, non l'altro petrolio, ridotte all'osso, quindi insomma anche queste che vanno a impattare su un discorso. Lo so, ragazzi, sono tutti dati positivi questi, ma in un contesto del genere, il dato positivo sull'economia, ok, blocchiamo la recessione, però di nuovo riporta in auge il concetto che la Fed agirà molto forte sui tassi già da settembre, probabilmente, con un rialzo di 0,75. Questo è il discorso, e poi bisognerà andare a vedere, in particolar modo, come vi spiego da inizio anno, le richieste dei sussidi di disoccupazione per la Fed sono fondamentali. Tasso di disoccupazione e la spesa al consumo è fondamentale, ragazzi, per capire le politiche della Fed. Se la disoccupazione negli States si mantiene a un tasso basso, la Fed agirà bruscamente sui tassi di interesse alzandoli. Questo innesca una spirale a catena sui mercati finanziari, che la prendono malissimo, soprattutto le cripto, che stanno risentendo pesantemente di questa fase, tra regolamentazioni, tra aggressioni praticamente delle istituzioni proprio al mercato cripto, tra istituzionali che abbandonano la barca perché troppo volatile in questa fase. Non è un mood, non è un momentum positivo per le cripto in generale. Ma è normale che sia così, ragazzi, perché il settore cripto è libero di oscillare, non subisce i blocchi delle istituzioni, delle Fed, delle cose che mettono i blocchi per non farlo crashare. Quindi si muove, ragazzi, arriva al punto di equilibrio molto più velocemente degli altri mercati e più facilmente ritorna ad essere più forte di prima. È per questo che la resilienza di questi mercati in questi anni è stata molto forte. Proprio la logica di lasciarli oscillare, di essere liberi di oscillare, è un pro e un contro per la volatilità, ma è un pro per il fatto che diventano resilienti in maniera molto semplice. Quindi attendiamo nei prossimi giorni per vedere se si va a delineare un trend, diciamo, più contenuto. Vi faccio vedere giusto un anticipo di quelli che sono i livelli importantissimi per i mercati. Allora, intanto qui siamo nella chiusura del ciclo mensile. Ciclo mensile, ragazzi, che su Bitcoin è iniziato dal minimo di 20.007. Ora, qualora la chiusura del ciclo mensile in questione andasse a chiudere, a breccare i 20.007, configurerebbe un mensile al ribasso per Bitcoin, considerando che
Il ciclo mensile ha ancora 5-6 giorni, quindi una settimana teorica per chiudere, anche se scende così, ragazzi, probabilmente chiude prima perché è troppo veloce la discesa, perché in teoria da qui dovremmo assistere a un breve pullback e poi la chiusura definitiva del ciclo mensile. Certo, farlo così, diciamo, diventa proprio da teoria, da manuale, però di solito quando scendono molto forti i mercati, ragazzi, poi accorciano perché arrivano magari giù. Quindi primo livello di supporto rilevantissimo 20.007, perché se breccato configura un mensile ribassista per Bitcoin, e in quel caso, ragazzi, è pericolosissimo, ve lo dico, perché poi abbiamo il terzo mensile del ciclo trimestrale, un ciclo molto più grosso. Qualora il mercato non vada poi a rispecchiare quindi la forma di trimestri e non di bimestrali, questo insomma giusto, poi ne parliamo noi di meglio, l'idea che possa essere ribattista anche il terzo mensile è abbastanza probabile, e a quel punto, ragazzi, il break dei minimi storici, scusate, di periodo relativi al 2022 di Bitcoin è dietro l'angolo. Attenzione, perché qualora si configurasse però una cosa del genere, teoricamente saremmo in tempo per chiudere il nostro ciclo annuale appunto a settembre, come da prima ipotesi fatta a inizio anno. E qualora fosse così, vi dico francamente, forse un po' meglio del fatto che se il ciclo annuale è stato chiuso diciamo a giugno ed è così debole, in realtà è meglio che stiamo ancora nel precedente annuale. Comunque lo vediamo tutto nei prossimi giorni, tutto al 90° minuto, tutto negli ultimi minuti. Va bene, lunedì facciamo un recap migliore e buon weekend a tutti, forza cripto, forza Bitcoin, che è sempre importante dirlo. Ciao ragazzi!